Eccomi qui. Come stai? Hai ancora tanta paura come prima? Sì. Ma lo sai che non devi avere paura? No, anzi, sarà bellissimo. Domani ti sveglierò, prepareremo lo zaino insieme, faremo una bella colazione e poi andrai a scuola in classe. Ti accompagnerò fino a così. E incontrerai tantissimi amici nuovi, tantissimi. Sì, qualcuno già la conosci, quindi sei fortunata. Sì, c'è Lisa. E tu devi dire presente oppure devi alzare la mano. Sì, farete l'appello, poi vi conoscerete un pochino con le maestre e con i tuoi compagni. Magari ti chiederanno che cosa ti piace. Mi piace andare al mare, sì. E poi mi piace leggere le fiabe. Farmele leggere, è giusto. E poi anche le maestre si presenteranno. Ciao, io sono il nome della maestra. Sono l'insegnante di matematica. E magari anche loro ti racconteranno qualche segreto. Tipo, mi piace contare, mi piacciono i numeri. Allora, vuoi fare il giochino che facevo quando ero piccola? Contiamo di nuovo fino a 10 e al numero 10 tutta la paura sarà scomparsa, sarà scappata via. Te lo prometto, ok? È andata via un pochino, vabbè, ma non ti devi preoccupare perché tanto io starò al tuo fianco finché non ti addormenti e domani mattina ti sveglierò. Quindi non sarai mai sola. Allora, visto che non ti sei ancora messa il pigiamino, l'ho portato io e ti ho portato il tuo pigiama fortunato. Qual è? Non è quello con gli unicorni, mi avevi detto che era l'altro. Quello con i cuoricini, esatto. Eccolo qua. Tutto bello, pulito, profumato. Sì, così è.
manina. Allora, cosa dobbiamo fare prima di andare a dormire? Ti devo pettinare i capelli, hai ragione. Allora, aspetta un attimo. Ti cerco la spazzola. Hai un po' di inglese, che ora è importantissimo. Sì. Se vuoi fare l'astronauta, devi saper parlare in inglese. Necessariamente, altrimenti come parli con gli alieni? E loro mica sanno parlare italiano, eh. Sì, l'inglese invece lo sanno parlare. Pensa che un mio amico che lavora alla NASA mi ha raccontato di un alieno che andava a scuola per 10 ore al giorno. Tu ne devi fare solo 6, quindi sei fortunatissima. E poi... fare delle gite.
sono andata in gita con la scuola elementare. A me hanno portato in una fattoria. Sì, con tantissimi animali. C'erano dei coniglietti sofficissimi, troppo carini. Tantissimi, erano tantissimi, un esercito di conigli. Sì. Poi c'erano le galline. Sì, ma non troppo, meno di quanto si possa immaginare. Anzi, erano molto molto puliti. Poi c'erano i gatti, i cani, insomma, tantissimi tantissimi animali. Sono sicura che porteranno anche te. Bene, direi che qui i tuoi capelli sono perfetti, perfetti. Allora, sei pronta a dormire? No, ora sei ancora più emozionata di prima. Non dovevo raccontarti tutte queste cose. Allora, facciamo così: io ti do un regalino che ti ho preso proprio perché domani inizi la scuola e tu mi prometti che fai di tutto. Puoi usare solamente nell'intervallo, quando fate merenda, non quando la maestra spiega, perché altrimenti è possibile che si arrabbi un pochino e che te lo prenda, te lo sequestra. Sì, te lo giuro, a me hanno sequestrato tantissimi giochi e non me li hanno pure più ridati, quindi meglio che se ci tieni.
sulla guancia.
Leggiamo un capitolo di questo. Ok? Va bene. Allora, prendiamo questo. Fiabe della buonanotte. In copertina abbiamo questi mici. Qui c'è la mamma Micia, che tiene, canta la Nina Nanna, ha un altro gattino, a suo figlio ovviamente. Qua abbiamo il topo cerca moglie. Topino con un ombrello in mano, un altro topino con il formaggio in mano che se lo vuole pappare tutto, e qui il topino sale su fino al cielo con una scala. Questa qui è un'aquila reale che vola libera nel cielo, vola libera nel cielo. Castello in cima ad una collina verde. Poi qua ci sono tantissimi animali. Qui c'è una giraffa. Elefantini, tutti bellissimi, c'è un cucciolo di elefante e poi molto probabilmente i genitori o i nonni. Super carini. Vuoi vedere un elefante? Allora, quando sarai un po' più grande andremo in Thailandia. E guarda, qui c'è un boa lunghissimo, che forse si vuole mangiare l'elefante. Questa era la mia favola preferita e si chiama La Bertuccia e gli occhiali. Nei rami degli alberi con tutti gli occhiali attaccati alla coda. Mi faceva ridere. Guarda cosa è capitato. Una bella coccinella. Una coccinella in mezzo.
si chiama Il Piccolo Principe. Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, come te ora, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente boa nell'atto di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto: i boa ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopodiché non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede. Pensa, dormono 6 mesi, tutti di fila, senza svegliarsi. Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscì a tracciare il mio primo disegno. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno li spaventava. Ma mi risposero: spaventare? Perché mai? Uno dovrebbe essere spaventato da un cappello. Il mio disegno non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Il boa di prima. Affinché vedessero chiaramente che cosa c'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegarle le cose ai grandi. Il mio disegno numero 2 si presentava così. E questo è il suo disegnino. Questa volta mi risposero di lasciare da parte i boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a 6 anni io rinunziai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Il fallimento del mio disegno numero 1 e del mio disegno numero 2 mi avevano disanimato. I grandi non capiscono mai niente da soli. I bambini si stancano a spiegargli tutto ogni volta. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aerei. Ho volato un po' sopra tutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente. Li ho osservati proprio da vicino. Ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Quando ne incontravo uno che mi sembrava di mente aperta, tentavo l'esperimento del disegno numero 1, che ho sempre conservato. Cercavo di capire così se era veramente una persona comprensiva. Fosse uomo o donna, mi rispondeva: è un cappello. E allora non parlavo di boa, di foreste primitive, di stelle, mi abbassavo al suo livello. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica, di cravatte. E lui era tutto soddisfatto di aver incontrato un uomo tanto sensibile. Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare, fino a 6 anni fa. Quando ebbi un incidente col mio aeroplano nel deserto del Sahara. Come me. Qualche cosa si era rotta nel motore e siccome non avevo con me né un meccanico né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima notte dormi sulla sabbia, a 1000 miglia da qualsiasi abitazione. Disegni per favore una pecora? Cosa? Disegnami una pecora. Balzai in piedi, come se fossi stato colpito da un fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente intorno. E vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando con grande
anche serietà. Qui potete vedere il migliore ritratto che riuscì a fare di lui più tardi. Il mio disegno è molto meno affascinante del modello. La colpa non è mia, però. Con lo scoraggiamento che hanno dato i grandi quando avevo 6 anni alla mia carriera di pittore, non ho mai imparato a disegnare altro che serpenti boa dal di fuori o serpenti boa dal di dentro. Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi trovavo a 1000 miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramordito per la fatica o per la fame o per la sete o per la paura. Non aveva paura, proprio come te. Niente di lui mi dava l'impressione di un bambino sperduto nel Quando finalmente potei parlare, gli domandai: ma che cosa fai qui? Con tutta risposta, egli ripeté lentamente, come si trattasse di cosa di molta importanza: per piacere, disegnami una pecora. Quando un mistero è così sovraccarico, non si osa disobbedire. Per assurdo mi sembrasse, a 1000 miglia da ogni abitazione umana e in pericolo di morte, tirai fuori dalla tasca un foglietto di carta e la penna stilografica. Ma poi ricordai che i miei studi si erano concentrati sulla geografia, sulla storia, sull'aritmetica e sulla grammatica, e gli dissi, un po' di malumore, che non sapevo disegnare. Mi rispose: non importa, disegnami una pecora. Non avevo mai disegnato una pecora, e allora feci per lui uno di quei due disegni che avevo fatto tante volte, quello del boa dal di fuori, e fui sorpresa di sentirmi rispondere: no, 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 non voglio l'elefante dentro al boa. Il boa è molto pericoloso e l'elefante molto ingombrante. Dove vivo io tutto è molto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. Fece il disegno. Questo è il suo disegno. Lo guardò attentamente e poi disse: no, questa pecora è malaticcia. Fammene un'altra. Fece un disegno. E fece quest'altra. Il mio amico mi sorrise gentilmente, con indulgenza. Lo puoi vedere da te, disse, che questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna. Rifece il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i 3 precedenti. Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo. Questa volta la mia pazienza era esaurita. Avevo fretta di rimettere a posto il mio motore. Buttai giù un quarto disegno e tirai fuori questa spiegazione. Questa è soltanto la sua cassetta. La pecora che volevi sta dentro. Fui molto sorpreso di vedere il viso del mio piccolo giudice illuminarsi. Questo è proprio quello che volevo. Pensi che questa pecora dovrà avere una grande quantità d'erba? Perché? Perché dove vivo io tutto è molto piccolo. Ci sarà certamente abbastanza erba per lei. È molto piccola la pecora che ti ho dato. Si chinò sul disegno. Non così piccola che... oh, guarda, si è messa a dormire.